Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da un bambino, un adolescente, un gruppo definito bullo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, la vittima. Se ne parlerà l'8 ottobre a Perugia, nella giornata contro il bullismo e le violenze. L'evento, organizzato dall'Associazione di Volontariato contro il bullismo e le discriminazioni Basta il Cuore, in collaborazione con l'Associazione Bikers Against Child Abuse, con il patrocinio del Comune di Perugia e della Prefettura. Secondo gli organizzatori, la tematica è da condividere con tutti, necessita di una maggiore prevenzione e del successivo contrasto, ma già il parlarne insieme, il denunciare, capire i propri figli anche dei più piccoli segnali, significa intervenire in difesa delle vittime. Per i bikers, l'associazione americana BACA, rispetto, onore e lealtà sono i tre principi per vivere in un ambiente sicuro. La giornata di sabato 8 ottobre comincia con il convegno Bullismo No Grazie, realizzato con il coordinamento scientifico dell'Associazione Giuridica Nazionale Contra IUS e con il sostegno del Comitato Perugino della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo. Prosegue con la costruzione di un cuore per tutti, tutti per un cuore, un puzzle a forma di un cuore realizzato dagli stessi studenti. Nel primo pomeriggio un dibattito aperto a genitori e adolescenti animato da un pool di investigatori privati esperti in materia di cyberbullismo e dalle 16 un DJ contest con il noto DJ Viceversa e Radio Subi. Per terminare poi alle 18 con la marcia, anteprima della marcia della pace, si terrà il giorno seguente Niente Paura, con tutte le associazioni sensibili al tema. La cosa che mi ha portato poi personalmente a sostenere la cosa è anche una necessità, secondo me molto importante, di trasmettere messaggi positivi, soprattutto tra le nuovissime generazioni, rispetto appunto al rispetto, a riportare diciamo, dei principi di difesa del debole, ed è proprio questo la tematica del bullismo, in quanto poi questa tendenza di creare gruppo contro le persone che automaticamente vengono emarginate nell'ambito scolastico sicuramente è una caccia al debole che in qualche maniera va fortemente combattuta.